mi vuoi parlare quando mi vedi dal vivo, non mi parli? Ma che dici? Io gli ho detto, come si chiama quel ragazzo di ieri, quello biondo? Cristian. Gli ho detto, ma posso andarle a parlare? Perché almeno per chiarire, fa no, è incazzata nera, ti vuole menare. Ma io guarda, io penso che qualsiasi persona normale sulla faccia della terra possa essere incazzata con te. Ma io penso che se... Allora, ascoltami, Sara, ascoltami. Io e te non abbiamo mai avuto un rapporto e io non desidero averlo. La cosa che mi fa ridere è che tu voglia avere un rapporto con me in live, ok? E questo mi fa pensare che, come quando tu hai commentato pubblicamente, eccetera, tu voglia un po' di content. Ma ci sta questa cosa, capito? Però io ti dico, se tu vuoi averlo, cioè... abbilo con qualcun altro. Io non sono la persona che ti può portare hype. Io sono arrivata qua dentro, hanno detto Sara ti vuole parlare, io ho letto i messaggi dove voglio così parlo con Sofia. Tu mi hai visto più volte, perché mi hai visto anche al The Club, lo sai che mi hai visto al The Club, mi hai visto al Tokyo. Voglio parlare anche di quello, finisci tu e poi va bene, ok. E non capisco perché di queste cose non si possano parlare effettivamente dal vivo. Tu non hai bisogno di chiedere a terze persone di venirmi a parlare. Tu vieni, se sei una persona matura, vieni e parli con me. Ok? Come quando sono successe determinate cose, io ho chiamato, in quel caso non ho chiamato te, perché poi ho chiamato te e tu non mi hai risposto, ti ho scritto e non mi hai risposto. No, vabbè, se vuoi chiediamo alla tua amica, perché io ho parlato con la tua amica, ok? Mi sbaglio? No, tu non ci sono né messaggi né chiamate. Guarda, io ti assicuro che se cerco il tuo numero, io purtroppo ce l'ho, ma ce l'ho perché me l'ha passato questa ragazza che mi ha detto chiamala, sentila in questi sì, giorni. Sì, ma non mi hai mai chiamato. No, va bene, allora io racconto cazzate. Comunque vabbè, parla tu. No, allora, lì al The Club... appunto siamo state cacciate dal tavolo perché venite sempre con la strafottenza, no, il tavolo è nostro, no, di qua che poi... grazie, scusami, se io, se tu prendi un tavolo, paghi tu il tavolo con i tuoi soldi, tu vuoi una persona che ti sta sul cazzo? Ma se mi dicono il tavolo è questo, scusami. Ok, e io ti sto dicendo, ti ripeto la domanda. Ma non dire che io non volevo venire a parlare, perché se venite con la ma tu sei venuta lì quando io ho detto non voglio Sara Diamante al tavolo, ok? Io ho preso e me ne sono andata. Ok, ma tu non hai detto, Sofia, possiamo parlare e chiarire la cosa, così se la chiariamo io posso entrare al tavolo? No, tu ti sei presa e se ne sei andata. Ma perché tu sai che hai sbagliato. Tu dentro di te sai che hai sbagliato, quindi presa e se ne sei andata, giusto? Sì, ok, ho sbagliato nei termini, nei modi. Ho sbagliato nei modi, ma Sofì, cioè... Sofia, scusa, non è che mo io ho mai scritto al tuo fidanzato, ad Agostino? No, l'ho mai seguito? Io ho mai commentato qualcosa? Allora, questo mi fa pensare che la cosa sia ancora peggio, perché tu fai tutto pubblicamente, capito? E quindi il tuo intento è soltanto quello di avere un attimo di gloria in quel momento sfruttando altre persone. Perché se a te effettivamente non ti interessava un cazzo e tu non gli hai mai scritto, non l'hai mai seguito, non hai mai fatto niente, esatto. Tu non prendi e commenti un post pubblico, ripubblichi un post in diretta davanti a tutti, sapendo che è il padre di un bambino ed è fidanzato. Tu non vai a dire, sì, ma sinceramente se mi volessi assaggiare, assaggerei, mamma mia. Cioè, ma tu che rispetto hai? Se no, una persona lo facesse con il tuo tipo, ma tu come reagiresti? Ma tu pensi che io vengo da te e ti dico, ah Sara dai, chiariamo? Ma tu per chi mi hai preso? No, no, allora, il discorso è che io non gli ho mai scritto perché non mi interessa, ho solamente detto, è un tipo di ragazzo che mi piace esteticamente, è il mio prototipo di ragazzo, punto. Tu non hai detto questo, Sara, però, perché le cose sono andate in modo diverso. Se tu adesso menti, tu menti a te stessa, perché cioè, ci sono le cose pubbliche, ok? Quindi tu non hai detto, comunque, Agostino è il mio prototipo di ragazzo, mi piacerebbe, comunque... Cioè, non è stata così, se no io non me la sarei presa perché io non sono pazza. Ma io non so le condizioni in cui siete periodicamente. Cioè, se lui un giorno mi dovesse scrivere, io gli risponderei, punto e basta, va cos'è bene. Che ho detto? Allora... le cose sono andate in modo diverso e probabilmente io devo cercare di entrare nel tuo cervello, perché parlandoti sembra che tu non capisci, ok? Io quando tu hai messo un commento su Webbo, io ti ho risposto al commento però molto in easy, non ti ho mai, cioè non è, anzi no, in realtà ti ho scritto, non mi hai risposto, hai eliminato i messaggi, e se non ci credi ho gli screen, non ti preoccupare, Sara, te li mando. Ma scusami, su Instagram come non ti arrivano a te, non mi arrivano a me arrivano, sai, vai serena, che se tu mi scrivi un messaggio mi arriva, ma vai serena, non ti preoccupare, non è questo, ma non è questo, vai serena, ma non è questo il problema, ti sto dicendo. Perché se fosse stato questo il problema, se fosse stato questo il problema, io ti avrei parlato tranquillamente in un giorno, ok? Io di quel commento, di quella riposta alla storia, non me ne frega niente, perché lo fa chiunque, ok? Nel momento in cui lo fa chiunque, e io non ho detto niente, perché io non mi sono mai permessa di insultarti pubblicamente, non mi sono permessa, non ho fatto niente, ok? Ho risposto al commento e non ho fatto nient'altro. Nel momento in cui tu hai fatto una live pubblica dove dicono bombio passi, e c'è chi poteva dire che non gli piaceva o che gli piaceva, aspetta Sara, aspetta,
E qualcuno dice comunque c'è sempre il rispetto perché è sempre un padre ed è sempre, perché se vuoi io la clip la tiro fuori adesso, ok? Sì, le persone dicono c'è il rispetto, tu non sei una persona rispettosa, tu sei una persona irrispettosa e a parer mio un comportamento del genere non esiste, perché se io facessi, io non mi permetterei mai di fare una cosa del genere con una persona fidanzata che ha un figlio, ok? Se tu lo fai, ma io non ti conosco, ma cosa cazzo c'entra? Ma cosa cazzo c'entra? Che cosa cazzo c'entra? Ma che è un bambino, scusami, allora la gente non si può rifare una vita, ma non capisco. Ma se siamo fidanzati, Sara, ma che cazzo di problema? Ma io non lo sapevo, ma non so, io non sto a vedere cosa fai tu nella vita. Ma però, ce la fai? Allora, se tu stai a vedere quello che fa invece il mio ragazzo, dato che sei, l'hai visto, ok? Hai ripostato un suo post, tu sai che nel suo cazzo di profilo c'è un suo post con la mia faccia tatuata sulla gamba, ci sono i suoi post insieme a me, quindi tu vedi. Io ho messo una storia di sua. Io penso che lei non, cioè, ti giuro che non ci arriva. Possiamo interromperci un po'. Calmare l'acqua. Possiamo, posso provare? Allora, calmiamo un po' le acque. Aspetta, fate parlare anche Sara per un attimo. Io prima che lei le slay. Esatto, no, io non vorrei slay. Io non so cosa. Io vorrei semplicemente far parlare anche Sara un secondo. Arriviamo a un confronto. L'hai interrotto 8 volte. Nel mondo e basta. L'hai interrotto 8 volte. Però farla parlare veramente. Inizia a fare. Sì, basta che. Sta parlando a 2 ore. La pace. Dici Diego. Sempre. Dici il cantante. Saretta, di la tua. Grazie. Ma no, io di la mia. Lei si è accanita, ragazzi, pesantemente. Perché poi. Cioè, alla Sara, fine ascolta, io ma però falla parlare, amore, no, dai. No, stai dicendo solo cazzate, mi sta venendo veramente urto il cervello, okay, però, assurdo. O abbiamo una conversazione civile oppure non sei aperta al dialogo. Io parlo con una persona che poi dice cazzate. Non sei aperta al dialogo, non è vero. Come? Non è vero, perché non sei aperta al dialogo. No, aspetta. Posso dire una cosa? Allora, vi siete alterati, adesso farò da mediante per non far sbroccare. Io penso che lei sia incazzata perché perché appunto crede che ci sia quella malizia per farlo apposta, perché so che nel senso voi tra donne ve l'appoggiate tantissimo, però su quel punto. Che vuol dire sta cosa? No, cioè, nel senso, tra donne se l'appoggiano? Se l'appoggiano, sono molto 2023. Unite, sono molto unite. Ah, ok. No, sono molto unite, ragazzi, in realtà. Però c'è stato questo misunderstanding dove lei pensa che. No, non c'è stato nessun misunderstanding, perché ti ripeto, nel momento in cui lei ha messo un commento pubblico e ha ripostato la foto di Agostino con il bambino nelle storie, perché sgravo, era la festa sgravo del papà. No, sgravo, lì non mi interessa, lì non mi interessa, non è neanche sgravo, perché comunque era la festa del papà, tu That commenti, delicious. Mamma mia, Agostino. Vabbè, fa niente, lo dice chiunque, non è che io me la prendo con te perché sei tu, non mi interessa, ok? Non mi interessa, ok? Ma non è che io, Sara, quello che sto cercando di farti capire, che sto cercando di entrare nella tua testa, è che io non me la sono presa perché tu sei Sara Diamante, perché a me che tu sei Sara Diamante non me ne frega un cazzo, fossi stata anche Giulia, niente, che cazzo ne niente so, non me ne frega niente, io me la sarei presa nello stesso identico momento, nello stesso identico modo, ok? Perché se tu, ok, pubblichi, aspetta, se tu riposti un post e finché lo commenti come lo commentano tutti, ci sta e va bene. Io posso essermela presa, ma vabbè, non ho fatto niente di pubblico in quel momento. In quel momento io ho fatto qualcosa di pubblico nel momento in cui tu non hai avuto rispetto, perché ti sto spiegando, non me ne frega un cazzo che tu non mi conosci, tu devi avere rispetto in generale per le relazioni. Se una persona a caso, che può essere anche Lele per dirti, ok, che non c'entra niente, ma non ha rispetto per una relazione, io vado e me la prendo con Lele. Se tu non hai rispetto per una relazione di due persone che hanno un figlio, tu per me sei una persona irrispettosa, e questo è un dato di fatto, perché non è che lo penso io perché sono pazza, lo pensa chiunque, e io non mi permetterei mai, aspetta, rispetto, ha mancato di rispetto, esatto, discorso, esatto. Questa la, e io questa non mi permetterei mai nella mia vita, ok, di andare a mettermi neanche in mezzo lontanamente alla relazione di due persone che non conosco, perché non sono cazzi miei. E non mi venire a dire che tu non sapevi che noi eravamo fidanzati, aspetta, non venire a dire che tu non sapevi che noi eravamo fidanzati, perché se tu ti fai i cazzi suoi, ok, quindi tu vai sul suo cazzo di profilo. Ma quando io sono mai andata sul suo profilo, io mai tu come l'hai ripostato il post, Sara? Come l'hai ripostato? Posso un attimo. Allora, io e lui l'ho visto quest'estate a Gallipoli, okay? Non ti preoccupare che lo so, vai serena. Però non ti ha cagato, purtroppo, poverina. Vabbè, non serve aggiungere cose frecciatine. Guarda, perché io non parlo e non mi interessa. Ma guarda, ma io sono serena e tranquilla che non ti ha cagato, vai serena. Ma, però, non ha cagato me, ma ho visto certe cose. Vabbè, che non voglio neanche. Ma guarda, Sara, sinceramente. Non divaghiamo. Tu adesso
stai cercando di inventarti una qualsiasi cosa per cercare di svagare su questo. Sì, va bene. Ma Sara, a me interessa veramente quanto una cicca sotto la scarpa di quello che dici, se non è riferito a questo argomento, ok, di quello di sto parlando io. Perché io non ti sto parlando dei cazzi tuoi nella tua vita. Io non ti sto dicendo che tu vai alla pornostar e quindi sono incazzata con te per questo. Perché a me del lavoro che fai tu non me ne frega niente e non te ne sto parlando. Sto parlando di te come persona. Tu per me come persona sei una persona irrispettosa, che hai mancato di rispetto. Punto e fine. L'avessi fatto tu, l'avessi fatto qualcun altro, ma avrebbe mancato di rispetto lo stesso. E io me la sono presa con te perché tu l'hai fatto pubblicamente. E io lo faccio pubblicamente. Punto e fine. Sì, ma finisce lì la cosa. Cioè basta, poi nessuno ha continuato più niente, nessuno ha seguito nessuno, nessuno ha commentato più niente. Cioè non capisco perché ogni cosa che fai pubblico devi sempre metterci il pallino. Io? Amore, io sono l'ultima persona che vorrebbe darti hype o che vorrebbe letteralmente neanche guardarti in faccia. Quindi... ma il commento sotto il post di Camilla, cioè il senso. Camilla è una mia amica e Camilla prima ancora che io commentassi mi ha chiamato, ok? Mi ha chiamato e mi ha detto, guarda il commento, perché tu sei una persona irrispettosa in generale, ok? Sei tu sei una persona irrispettosa nella mia relazione e sei irrispettosa anche nelle relazioni degli altri, cioè tu lo fai apposta, tu vai a vedere una relazione e dici, ah, andiamo a metterci in mezzo a quella relazione perché sei messa in mezzo alla mia relazione, ok? Pubblica, cioè dicendo cose pubbliche. Ma sai cosa adesso facciamo una cosa, Sara, risentiamo la diretta, se vuoi te lo giuro, prendo la clip e risentiamo la diretta. Ma tu sai cosa significa mettersi in mezzo a una relazione? Allora, dire un commento, no, cioè, non è stato il commento, Sara, non è stato il commento. Quello che non capisci tu è stata la diretta pubblica, perché io e te, e tu per fortuna sei un personaggio pubblico, ok? Quindi siamo due personaggi pubblici. Se tu dici la tua opinione pubblica, io posso dire la mia opinione pubblica. Siamo due personaggi pubblici, ok? Quindi se tu dici la tua opinione, che per me è un'opinione di merda perché sei una persona irrispettosa, io lo dico sui social che tu sei una persona irrispettosa. E io dico la mia, ok? Quindi se tu commenti un post pubblico di un'altra reazione di una mia amica che per me è mia sorella, ok, che Camilla è mia sorella, e commenti la sua relazione, io mi metto in mezzo e ti dico, mamma mia, ma a te solo fidanzati piacciono, perché a me appare questo, l'hai fatto con me, l'hai fatto con lei, cioè è assurdo, è follia, capito? Cioè sembra che tu proprio lo faccia apposta. Sofì, scusa se ti... Sara, un secondo, raga. Fermo un attimo una cosa, perché allora... un secondo. Allora, Sofia ha detto la sua, ok? Più volte l'ha fatta intendere, penso abbastanza bene, penso che sia stata capita al meglio. Sì, oggettivamente... ha ragione, cioè nel senso, ah, se le cose sono andate in questo modo effettivamente ha ragione, ok? Io posso dire, voglio, aspetta, Sara non ha espresso, ok, secondo me Sara non ha espresso al 100% la sua opinione, vorrei che in breve, ok? No bro, sì, sì. Va troppo per le lunghe. Voglio capire solo cosa ne pensa lei. Tutte e due benissimo la loro opinione, bro, il discorso, no, Sara in realtà non ha parlato. Sara lo sa che ha sbagliato, no, e semplicemente l'ultima cosa, che io non sto dicendo che lei non ha ragione, io sto dicendo che lei sta esagerando a dire che io mi perché metto in mezzo a delle coppie fidanzati, sposate, cioè... Perché è arrabbiata? No, io non è che sono arrabbiata, Sara. Io te lo dico anche, cioè, come te lo dico urlando, no. Te lo dico anche serenamente, ok? Tu, io non ti sto dicendo che tu ti sei messa in mezzo, sto parlando io, sì. Non ti sto dicendo che tu ti sei messa in mezzo, nel senso che tu gli hai scritto, gli sei andato sotto casa, gli hai detto dai facciamo sesso, perché non è andata così sicuramente, perché sennò le cose sarebbero andate sicuramente in modo diverso tra me e te, te lo assicuro, ok? Quindi io ti sto dicendo, dal momento in cui tu, ok, personaggio pubblico, ma anche se non lo fossi stato, ti ripeto che sarebbe andato nello stesso identico modo, esprimi, ok, la tua idea, che per me è irrispettosa, pubblicamente, ok, dove... ma finisce lì. Ascoltami, non dire ascoltami. Che io mi metto in mezzo alle relazioni. Io ti se sto dicendo che tu ti sei messa in mezzo a livello pubblico. A livello pubblico, perché prima che ci fossero le cose. È finita lì la cosa, Sofia. È finita lì. Non ho continuato. Lei, no, cioè, però lei ti sta dicendo che lei, nel momento in cui ha capito l'errore che ha fatto, non ma è che. Ma lei non l'ha mai capito, perché prima diceva, ma io non ti conosco. Quindi non ho mancato di rispetto perché io non ti conosco. No, io non ho detto che non ho mancato di rispetto, ho detto che ho esagerato con le parole, potevo evitare certe cose di dirle, potevo dirle in un altro modo, basta. Cioè, l'ho detto io, non è che non ho detto questo. E tu non credi al fatto che lei dica che non sapeva della vostra relazione? Assolutamente questa, no. È questo il gap. Fermi un attimo. Sara, ok. Parliamoci tutti quanti chiaramente, almeno capiamo tutti quanti come stanno le cose. Tu effettivamente non sapevi che loro stessero insieme? Io non seguo queste cose, cioè su web ogni due articoli si sono lasciati, forse no, forse... Ti assicuro che non era uscito mezzo articolo quando tu hai commentato quel post e quando tu hai fatto quella diretta non era uscito mezzo articolo su questo argomento. Sono usciti dopo, prima non sono usciti, quindi Sara non raccontare stronzate, primo. Secondo, quando io gli ho detto, aspetta, ascolta, Sara, Sofia, un attimo, ascolta. Sofia, prenditela con il tuo tipo, non con lei.
Va bene, quando io ti ho detto, tu sei entrata nel suo profilo, ok? E ti ho detto, minchia, se tu sei entrata nel suo profilo, aspetta. Ti ho detto, avrai capito che eravamo fidanzati quando tu hai detto quelle cose, ok? Ma aspetta, tu mi hai detto, non sono mai entrata nel suo profilo. E tu come l'hai, come l'hai ripostato il post se non sei mai entrata nel suo profilo? Di Webbo. No, tu hai ripostato il post... Tu hai ripostato il post di Agostino con Tiago da soli e io ho lo screen, quindi non mi raccontare stronzate. E poi hai commentato il post di Webbo. Sono due cose diverse. Questo stiamo parlando di un anno fa, Sofia. Io non è che mi posso ricordare se era su Webbo o su Agostino. Non lo so, io non so quanto tempo è passato. Non lo so. Sono stati tre mesi, forse, se sono tanti. Tre mesi. Andiamo a cercare? Andiamo, vai. Va bene. Sinceramente non mi ricordo. Ti posso dire che sinceramente, seriamente non mi ricordo. Allora. Se era su Webbo. Profilo di Agostino, ma fatto sta che non cambia. 24 maggio, cioè, giugno, luglio, agosto, settembre, 4 mesi. Grande, comunque, ci sta. Vabbè, a me, vabbè, allora, ovviamente quello che è successo è una roba, vabbè, una mancanza di rispetto, io sono d'accordo. L'importante è che Sara comunque riesca a rendersi conto dell'errore che ha fatto. Ma lei non se n'è resa conto perché quando il momento in cui lei ha espresso il suo pensiero, ok, sui social, okay. Io ho espresso il mio pensiero sui social, ok, con una canzone di TikTok, lei non è che ha detto, ok, raga, ho sbagliato, no, è andata avanti, è come se lei avesse ragione imperterrita a mandare frecciatine inutili che la gente mi mandava e io dicevo, ma se tu capisci il tuo errore, non continui a mandare frecciatine o mi sbaglio. Guarda che Vittoria ha fatto il video, io manco ci volevo entrare. Sara, posso farti una domanda? Una diretta, ok, dove c'era anche Vittoria, e tu nella diretta continuavi a dire, no, ma perché di qua, no, ma perché a Sofia, ma perché... E tu continuavi a parlare di me, io non ho mai fatto una diretta dove parlavo di te, cioè... Ma se mi vengono a dire, guarda che ti stanno minacciando, Milano è piccolo, ma raga, ma per un commento, irrispettoso quello non che hai è... hai fatto solo il commento, continuiamo a raccontare della live o facciamo finta che la live non esista? L'hai già detto 30 volte. Allora tu continui a nominare soltanto il commento. Allora perché, cioè, magari c'è un fraintendimento tra noi due, perché sembra che tu non capisci. Ragazzi, allora cerchiamo un attimo di calmare l'acqua. Scusate se mi interrompo, se mi intrometto. Io volevo soltanto chiedere a Sara una cosa. Te, ok, pensi di aver sbagliato? Cioè, vuoi dire qualcosa? Perché oltre a... L'ho già detto. Ovviamente potevo utilizzare altri termini per esprimermi e basta. Quindi tutto pensi qui. Che comunque alla base quello che hai fatto è giusto, però l'hai espresso male. Esatto. E in base a cosa è giusto, se posso chiedere? Perché io cioè quello che ha detto Sofia non penso che sia il problema di come l'hai detto, ma proprio il fatto che ti sei intromessa in un certo modo, perché se ho capito bene... Intromettersi in una relazione è ben altro, non dire pubblicamente... Okay, io ti sto dicendo, anche se tu l'avessi detto con modi carini, no, perché comunque alla fine, cioè, a me piacerebbe andare a letto con Agostino, così, ok, perché tu alla fine... Non l'hai detto? Non hai detto se lui vuole assaggiare, a me piacerebbe assaggiare? Lo andiamo a risentire se vuoi. Quindi cosa, cosa significa? In modi carini come lo diciamo, Sara? Dai, perché facciamo un disegnino. Lui dovesse cercare me, non io che vado a cercare lui, perché io non l'ho mai cercato, mai. Ok, va bene, io ti faccio questo esempio. Se una persona fidanzata, ok, questo, ma perché probabilmente io ho dei valori e tu no. Se una persona fidanzata viene da te e ti dice, scopiamo, tu gli dici sì? Anche se tu sai che questa persona è fidanzata? Dipende, se mi piace o no, il problema sta suo, non mio. Okay, io sono single, bene, ma io ti sto dicendo, ascolta il mio pensiero. È moralmente sbagliato, ovviamente, se sei... Tu sai che questa persona è fidanzata effettivamente, lo sai al 100%, ok? Questa persona però viene da te e ti dice, vorrei scopare con te, e a te piace questa persona, tu cosa fai? Dici, no, sei fidanzato, non mi metto in mezzo a queste cose, o ci scopi? Poi dipende dalla situazione, sinceramente. È follia. E tu per me sei una persona veramente irrispettosa. E ti giuro, io mi auguro che nessuna io ho paura per le tue amiche fidanzate, te lo giuro. Cioè, io faccio un appello alle tue amiche fidanzate e faccio, tenetevi stretti i vostri fidanzati, perché a me fa paura questa cosa. È un paragone che ovviamente non possiamo fare, perché voi non vi conoscevate. Però è un po' diverso. Qua non stiamo parlando di lui che viene a provarci con te, perché vedo che anche in chat scrivono, Sofia, nel caso prendetela col tuo tipo, state fraintendendo? Cioè, comunque, aspetta, no, Sara, lasciami finire. No, comunque, Sara ha fatto un commento che in un certo modo non era soltanto un se lui dovesse, era un po' tipo invitare lui a provarci, cioè, capito? Era questa la cosa brutta del commento di Sara, che lei diceva, se lui vuole assaggiare, cioè, capito? Comunque, tu stai invitando in un certo senso lui a fargli sapere che se nel caso dovesse venire da te, tu ci staresti. E comunque, non è bello nei confronti di una persona fidanzata. Sofì, te leggo. Sara, te effettivamente, sinceramente, pensi di aver fatto un commento e basta o pensi di aver provato, sincera? No, averci provato io avrei scritto, poi se eravamo lì a Gallipoli comunque gli avrei parlato, cioè comunque l'avrei seguito, cioè avrei fatto altre cose. E inoltre a Riccione ero lì e
tipo c'era il gruppo di Shiva e c'era anche lui, e c'era questo ragazzo che era amico di questa mia amica, e questa mia amica mi fa: cosa vuoi andare? Io ci vado solo io. Ho detto: vai solo tu, perché io voglio evitare qualsiasi tipo di contatto e di problemi, punto. Grazie a cazzo, dopo che hai capito quello che era successo, ci mancherebbe anche. Ma io penso, e ti ripeto, che dato che tu hai detto che è il tuo prototipo, anche se fossi stato fidanzato, come dici tu, se ci fosse stata la situazione, tu l'avresti fatto. E il mio discorso è che per me, io, persona, Sofia Crisafulli, che io ho dei valori, determinati valori, poi sicuramente ne avrai altri, ma io ti sto parlando per me, se io so che una persona è fidanzata, ok, io non mi permetto neanche di dire A su quella persona, anche se non la conosco, perché io so che quella persona è impegnata con un'altra persona, quindi io non mi permetto neanche di mettermi in mezzo, ok? Se tu vai a commentare un post mio, ok, dici anche delle cose che non vanno bene, oltre che i modi, proprio il concetto non va bene pubblicamente, e poi capisci, dici di capire l'errore, vai a commentare un post di un'altra relazione di una mia amica e scrivi approvato, cioè fatti i cazzi tuoi della tua relazione, se tu hai una relazione fatti i cazzi tuoi. Ho capito questa seconda storia io. Lascia stare, ma è inutile questa storia, perché non ho fatto niente di eclatante di questo, ho risposto al suo commento e basta, ma è finita lì. Io adesso sto parlando per me e per la mia situazione. No, perché tu inciti a poi alle ragazzine a venirmi a scrivere, a commentare. Ah, io scrivo, scrivete a Sara Diamante e insultatela? No, non mi pare perché io non sì, sono. Però potevi evitare di commentare. Cioè, qual è e tu perché non potevi evitare di commentare? Cosa c'entra? La stessa cosa. Ma io posso commentare quello che voglio. E anche io. No, perché tu poi inciti, capisci? E allora perché tu non inciti? Però aspetta, tu, però se ci pensi, Sara, tu gli hai dato il motivo per incitare. Cioè, questo è il discorso. Ma tra tutti i commenti, fosse... bellissimo, fighissimo, me lo farei di io qualità, l'ho fatto perché tu l'hai già fatto una volta, l'hai già fatto una volta, evidentemente non hai capito, non hai compreso il concetto, e porca miseria, se tu lo vai a rifare un'altra volta, non con una persona a caso, ma con una mia amica, io ti dico, Sara, porca miseria, ma è la seconda volta, cioè veramente tu solo con i tipi fidanzati o solo con i tipi impegnati vai a metterti in mezzo, è assurdo, eh? Cioè, è proprio una casualità. Hai capito il concetto di mettersi in mezzo, ma vabbè, per me sono altri. Vabbè Sara, abbiamo due pensieri diversi, due ideologie diverse, per me tu sei una persona irrispettosa, diversi. Questa cosa non cambia però. Buona, per basta, per me sei esagerata, buona. Per me sarà inutile, amiche, non come confrontarmi con una persona chiusa come prima. Per me tu sei esagerata, io sono irrispettosa, buona, basta.